Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a via San Giovanni Bosco, Soverato. Presidente del Consiglio Comunale Ivan Cardamone, è qui sotto le vesti di presidente, il presidente della squadra? No, direttore generale addirittura, mi hanno dato questo ruolo, ma voglio dire, oggi siamo qui per sostenere questa iniziativa, merito a chi l'ha organizzata. Sono convinto che perderemo, perché i pronostici mi dicono 10 a 1 per gli attori, però va bene così, perché chi deve vincere oggi è la solidarietà. Speriamo che ci sia una forte adesione da parte della cittadinanza catanzarese, proprio in virtù del ricavato che sarà devoluto in beneficenza. E il prossimo consiglio comunale, l'importo del gettone di presenza sarà devoluto per volontà dei consiglieri comunali e anche da parte mia per il reparto di emato-oncologia, nonché all'associazione sulla zampa. E oggi, se dovesse perdere la nazionale ai politici, ci sarebbe qualcuno che rischia? Beh, io ho visto che abbiamo qualche punta, non me ne voglia Vincenzo Capellupo, però lo vedo in forma. Dura 10-20 minuti, sono parole sue da poco fa. Io credo anche di meno, però va bene così. Chi potrebbe fare la differenza? Ultima domanda. Mi hanno detto che Filippo Mancuso, l'assessore, è una persona in gamba, Mario Camerino, Praticò, e sono persone di esperienza che hanno giocato, quindi spero che almeno loro possano dare un risultato discreto. Sono in diretta qui dell'allenamento dei politici, stiamo per andare a intervistare Marco Correggia, non mi fate correre, signor Correggia. Allora, si è fermato, fortunatamente siamo con Marco Correggia. Straordinariamente positivo, dimmi tutto. Allora, la vedo in forma, più degli altri. Particolarmente pimpante, perché ho smesso di fumare da quasi un anno e ritengo che l'attività sportiva sia una delle cose migliori per cacciare lo stress dei problemi che ogni giorno affliggono questa città. Come vede il consigliere Polimeni dal punto della condizione fisica? Consigliere Polimeni è uno straordinario amministratore comunale, speriamo che sia anche uno straordinario calciatore. Va bene. Lo aspettiamo in campo. Parlando seriamente, un'ultimissima domanda, una bella giornata, tanto pubblico sugli spalti per una gara importante per la beneficenza. Assolutamente sì, ritengo che il contributo sia per una causa assolutamente positiva. Poi, fra le altre cose, quando si sposano sport con operazioni di beneficenza, penso che sia la cosa più bella che una città come la nostra possa fare. Stiamo vedendo l'assessore Tallini, capitano giocatore, il Gianluca Vialli dei Tre Colli. Scusate, faceva notare che la maggioranza è maggioranza anche in campo. L'assessore Tallini, allora. So, però l'arbitro è un consigliere comunale di sinistra. Sì. Il vero capitano è qua. Allora, assessore Tallini. Sento l'orario. L'assessore Tallini, allora, il fisico dei calciatori, dei suoi colleghi, non è che sia una grandissima. Abbiamo visto un po' di pance, belle in evidenza. Eppure per i consiglieri comunali gli anni passano. La vita sedentaria, ci vorrebbe una partita del cuore ogni 15 giorni. E quindi lei sa che questo qui, questo fattore causerebbe moltissimi morti, feriti in campo, se ci fosse ogni 15 giorni una partita. E va bene, vuol dire che la partita del Consiglio Comunale si trasferisce allo stadio. Forse a furia di botte, probabilmente qualche cosa in più potrebbe venire fuori, no? Allora, parlando invece seriamente, brevemente, allora, una bella giornata, tanto pubblico sugli spalti per una gara di beneficenza importante. No, stavo dicendo prima che è un'abitudine quasi a Catanzaro che si era un po' persa, quindi ha fatto bene l'assessore allo sport a prendere l'iniziativa, ma poi sono momenti questi che insomma coinvolgono tanta gente, che lanciano messaggi in un momento così di grande solidarietà, e quindi che benvengano queste iniziative, e noi siamo qui simbolicamente presenti proprio per dire e mandare un messaggio a tutti quanti, per dire che l'iniziativa è un'iniziativa validissima e che magari
se dovessimo pensare all'idea di organizzarlo ogni anno, magari ogni anno coinvolgendo più gente possibile, ogni anno organizzandola meglio possibile, secondo me faremmo una cosa molto gradita, perché la gente vorrebbe partecipare. Oggi credo che anche il pubblico, nonostante tutto, è un pubblico insomma che ha partecipato, e quindi vedo e ritengo che sia un'iniziativa estremamente valida. Consigliere Capellupo, allora, gli attori ancora non sono arrivati, c'è il rischio di vincere a tavolino? Sarebbe ben felice di questo? Beh, diciamo che è una probabilità seria questa. No, a parte gli scherzi, mi dicono che sono anche allenatissimi loro, perché giocano spesso, quindi insomma, se magari giocano in 6, in 7 piuttosto che in 11, ci fanno un favore. Ce lo può dire il suo pranzo di oggi, gli ingredienti, qual è stata? Non so, forse salsiccia, non so, frittata con ricotta. Guarda, oggi ho fatto il pranzo degli sportivi, notoriamente. Ovvero? Ho mangiato molta verdura, delle uova e un po' di carboidrati, per fare i primi 10 minuti, il tentativo. Parole di stima per il portiere, l'estremo difensore Giglio, guardate come sta andando bene. Sì, effettivamente Giglio in porta è una sarginesca, poi il sostituto è Galante, che è l'uomo di esperienza che ci vuole nelle retrovie. Gioca bene Capellupo? Dove? A tavola? No, gioca benissimo. Gioca benissimo, l'ha detto, quindi scommettitori di tutto il mondo, potete scommettere su Capellupo, primo marcatore. Il marcatore ha dato 7,60. Ecco gli attori, sono arrivati gli attori. E l'abbiamo visto, Roberto Rizza per noi con numero 9, il cannoniere della squadra dei politici. Mi sta facendo così con la mano e sto rischiando la vita con lui. Io ho paura, cioè io ormai mi sveglio la mattina pensando che appena metto piede sotto il letto, o meglio giù dal letto, sbuchi tu col microfono. 8800 TV è ovunque. Ed è assolutamente un ottimo servizio, eh.